Ragazzi, buongiorno, nuovo video. Video spesa Carrefour e due cose al mercato, anzi forse una sola al mercato, due cose da Alpenny. Questa qui è un'altra cosa, iniziamo subito da Alpenny, a parte la spesa che mi sono dimenticata di farvi vedere due cose. Allora, Alpenny ho preso questo, che era in offerta, 5 euro, sarà costato 4,99, uno squishy con paperino, che me lo voglio tenere io, adoro gli squishy. E questa qui l'ho già usata, è fantastico il barattolo, l'ultima, da 3,99, mi sembra, se io ho 2,99 o 3,99. Ce n'erano anche altre nel barattolo enorme di vetro, tipo Yankee Candle, 3,49 euro, ma venerdì scorso che sono andata appunto al Penny, vi ho fatto già il video spesa, non c'era, non le trovate le candele, quelle alte nel barattolo di vetro. Questo qui, Tesori d'Oriente, ha una profumazione buonissima, fior di loto, candela aromatica con oli essenziali, bellissima, Tesori d'Oriente 200 grammi, e l'ho già usata ieri. Riesco ad aprirla, ecco. Riesco ad aprirla, ve la faccio vedere, ecco qua, perfetto. Ha due stoppini, come si dice, ok? Due stoppini, voilà, così, due stoppini, ne ho acceso uno solo, questo qui che vedete è un po' più vuoto, e ha un profumo buonissimo, sia da spenta che da accesa profuma da morire. E non è una frase fatta, sono più, è la verità, profuma un sacco, quindi adoro. Poi al mercato ho preso questo, confezione famiglia, 25, che ovviamente i ghiaccioli sanno di acqua, ci sono di tutti i colori, azzurro che mi piace tantissimo, rosa, fucsia, bianco, giallo che non mi piace, verde, marrone e arancione. Buoni questi qua. Poi al Carrefour ho preso questo. La rucola ce l'avevo già, ho preso questi che sono la valeriana, mia nonna li chiama i sarzette, in piemontese, se è vero che si chiamano sarzette, dovrebbe essere così, a 1 euro questo qua. E magari l'insalata con l'hamburger oggi a pranzo. E poi, questi qua erano in offerta sia al miele che coi cereali, anche se ce ne sono pochi, perché sono 280 grammi, c'è cioè veramente più carta che biscotti dentro, comunque da provare. Se sono buoni li comprerò anche al miele. Ok, poi ho preso 6 zucchine. Nella rete a 500 grammi, sì, sembra di sì. Poi ho preso due yogurt così, uno con gli anelli e uno con i croccantini, come li chiamo io, anelli di cioccolato con cereale al latte, è in offerta 49 centesimi del Carrefour. Le tisane 1,99 euro, questa qui molto buona Zen. Le fragole due confezioni in offerta, 500 grammi, origine Spagna, però sono buone, bisogna farle andare in fretta perché scadono. Le mozzarelle anche in offerta queste qua, mi sembra che erano in offerta, sì, o comunque costavano 2,79 euro, 2,60 euro, costavano poco. Ok, queste qui le ho prese, le clementine, così una rete da 2 kg, mi sembra, sì, che è in offerta, ma bisogna guardarle perché sono tutte attaccate e marciscono in fretta. Magari bisogna anche tirarle fuori dalla rete. Poi i pomodori ciliegino pachino, questi qua, c'è più plastica che pomodoro, comunque una bella confezione, ciliegino pachino, questi qua. Che sono anche in offerta, c'erano anche i cuori di bue, però li ho visti verdi, li volevo comprare, ma poi ho detto se non riesco a mangiarli che sono verdi, non vanno bene, forse verdi, comprare i pomodori verdi forse non va bene, e quindi non li ho comprati. Mi sono riempita di yogurt, tra cui tutti in offerta, ne ho presi anche di più, comunque vabbè. Questo al pistacchio, c'era anche al mirtillo, ma non lo compro più, non mi piace. Ne ho presi due al caffè, uno lo regalo poi a mia madre sicuro. E questo qui col malto, molto buono. Poi ho preso anche quello col biscotto, che me lo sono dimenticato nel frigo. Comunque, vabbè, yogurt intero col malto, con la banana tutti in offerta al Carrefour, 60 centesimi forse, 49 non mi ricordo, e questo qui col miele intero. E basta, direi, al Carrefour non ho comprato nient'altro, forse le cime di rapa sì, senza forse, ma sono finite ieri a cena, e la salsiccia anche, c'era quella a 2 euro o 3 euro la confezione, i salsicciotti oppure la salsiccia quella tipo Luganega, arrotolata, se non c'erano i salsicciotti piccoli a 3 euro, ma la salsiccia è buona, fatta in padella con le cime di rapa ieri sera alla cena e basta. Ah sì, al mercato ho comprato anche questo, scusate, mi sono dimenticata, il Chief, questo qui che me l'aveva consigliato Milena XL, che mi usa una mia amica per togliere la muffa in casa, e speriamo che funzioni, l'ho provato, ma secondo me, dietro il divano soprattutto, perché ci stiamo, ci sto sul divano, però non lo so, speriamo che vada bene. Chief ultra muffa. Dai cinesi non lo trovavo, ce n'erano tutti i Chief, tutti Ajax, tutti gli sgrassatori possibili e immaginabili. Questo qui non esisteva. Guardatevelo bene, lo trovate su Amazon, su internet, dappertutto, ma nel mio, in 3 cinesi sono andata ieri e non l'ho trovato neanche uno. E
E poi al mercato l'ho trovato, ho comprato i ghiaccioli, ho comprato anche questo, 2,70 euro, mi sembra, 2,80 euro, non mi ricordo. Rimuove le macchie di muffa. 500 ml, istruzioni d'uso, composizione, avvertenze, non usare su legno, gomma, alluminio, fughe colorate, tessuti, pelle, piastrelle con scritto o disegni. In caso di dubbio su superfici nuove non comuni, in vinile, in metallo cromato, testare il prodotto su un'area nascosta prima dell'uso. Detergente per superfici dure. Vediamo se funziona. Per ora sembra che funzioni, ma secondo me la muffa in questa casa, in questo condominio, tornerà di nuovo. Comunque, vabbè, a presto. Ciao ciao!